per dire tutto quello che non si dice e si dovrebbe dire. Un fiume di parole all'improvviso dopo tanto silenzio. Per dire la desolata, solitaria solitudine che fa ebete il cuore ogni giorno un poco. E granello dopo granello si deposita grigia sul pavimento. Per dire con tutta la rabbia a lungo trattenuta no alla felicità svampita che acceca e ferisce e distoglie. Per dire tutta la inconsolabile, intollerabile, inestinguibile impotenza che disarma il braccio e rende fioca la voce, frena la lingua e trattiene il pensiero in una camicia di forza invisibile. Per dire e non ascoltare, la chiacchiera costante e insistente, vuoto a perdere che promana da mille schermi accesi, che brillano di luce falsa, siedono a tavolo imbandite, soffocano i respiri incatenandoli in un'ansia, in un'attesa permanente di un nuovo sempre straordinario evento da ingoiare. Cibo avvelenato che dilania il ventre mentre offusca la mente. Per dire che la casa è assediata. Occhi indiscreti la sorvegliano. Gas lacrimogeni la circonfondono di nebbia. E nel salotto la follia omicida in persona siede sul divano, rilascia interviste ispirate. Mentre sale intorno ipocrita e ambiguo l'osanna ai valori morali, spirituali, ideali esposti ogni giorno su banchi freddi e opachi di chiese e ipermercati dove l'asciutto, non richiesto, incomprensibile dono della vita langue, si brucia e si perpetua. Per dire e sputare il ricco opulento deserto che è il mondo. Immagine doppia. Un panorama ridente di slot machine stagliato in rilievo su tappeti arabescati sotto luci artificiali tintinnanti di gettoni e paesaggio martoriato. Fila di cadaveri senza nome sull'asfalto screpolato. Attraversato da tagli profondi, dopo un disastro ambientale, un massacro genocida, un'esplosione kamikaze, una superbomba intelligente, un microorganismo vagabondo. Per dire che solo il denaro riscalda i cuori, per avere tutto quello che c'è e che non serve, tutto quello che ancora non c'è. E che ci sarà domani, e poi domani ancora, per sentirsi pieni ed essere niente. Per dire benvenuta qui, in questo spazio privato, in questo tempo privato. Privato di così tanto che quasi non ricordiamo più. Dove esiste solo io, talvolta tu, privato del noi. E sembra di aver dimenticato, di non sapere più come si fa ad essere noi. Cresce il bisogno di spazio pubblico, di tempo pubblico, vissuto insieme. E allora, per ricordare, per inventare un noi più aperto, voglio partire da qui. Leggendo insieme alcune parole scritte
in una carta. La carta dei diritti fondamentali dell'uomo. I popoli d'Europa hanno scelto di condividere un futuro di pace, fondato su valori comuni. L'unione dei popoli d'Europa si fonda su valori indivisibili e universali: la dignità umana, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà. Ha radici nei principi di democrazia e dello Stato di diritto. La persona mette al centro della sua azione la persona, plasmando intorno ad essa uno spazio di sicurezza e giustizia, creando i cittadini dell'Unione. E per fortificare la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, li ha resi più visibili in una carta, ricordando a tutti che il godimento di questi diritti fa nascere responsabilità e doveri nei confronti degli altri e della comunità umana e delle generazioni future.